Un signore guida attenta con una predilezione verso bambini e famiglie. Lo definisce così il suo vicario Don Peppino Pavone, chiamato a essere il suo sostituto pro tempore, nel giorno in cui la diocesi di Trani Barletta Bisceglie celebra i funerali del suo pastore, Giovanni Battista Picchierri. 17 anni a servizio della sua comunità, lo scorso 26 luglio è stato stroncato da un infarto mentre era nella sua abitazione. Le sue mani hanno unto un'intera generazione di sacerdoti che oggi hanno portato a spalla il suo feretro. Nella messa in cattedrale presieduta dal cardinale Salvatore De Giorgi c'erano presenti sia le autorità civili che religiose di tutto il territorio. Alla fine della celebrazione, la bara sarà benedetta dai vescovi presenti. Un ringraziamento particolare è andato alle suore, che con Sua Eccellenza hanno condiviso ogni istante della sua vita privata fino al ritrovamento del corpo senza vita. I fedeli da tutte e sette le città della diocesi, infatti oltre alle tre principali c'erano anche Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Corato, si sono riuniti in preghiera. Il vescovo, ormai prossimo al suo 50° anniversario di sacerdozio, aveva già abbozzato il discorso che avrebbe voluto leggere alla fine della celebrazione, discorso che sarebbe concluso con tre parole rivolte alla sua gente e che meglio spiegano il suo essere uomo. E queste sono: vi voglio bene.